vendevano 2 kg di droga al mese con un giro d'affari di 30.000 euro netti, spacciando nei campi tra Cadeo e Caorso, ma la Guardia di Finanza ha stroncato il giro illecito, 13 arresti a cui si sommano i 5 dei mesi scorsi. Un pensionato piacentino è rimasto vittima di un raggiro telefonico di un sedicente promotore finanziario, bruciando quasi 90.000 euro di risparmi di una vita. Un altro camion ha forzato il divieto ed è rimasto bloccato sul ponte di Pievetta. Il sindaco di Castel San Giovanni, Lucia Fontana, chiede la linea dura. In alcuni casi si potrebbe arrivare al sequestro del mezzo come strumento di reato di minaccia alla sicurezza della circolazione stradale. Partenza a singhiozzo delle lezioni nelle scuole di Piacenza e provincia. Secondo i sindacati, un esordio così critico non c'era mai stato. Mancano circa 800 docenti. Il Piacenza prepara la difficile sfida di sabato a Cesena, cercando di scrollarsi di dosso la brutta prova di domenica contro la Fermana. Per il fantasista Luca Cattaneo, i biancorossi sono forti, ma ancora alla ricerca della propria identità di squadra. L'intervista nel Tigelle Sport.